porto. Questo è il Marina di Varazze e stiamo per salire a bordo di Azimut 53. Se anche voi, come tutti, provate qualche imbarazzo quando dovete entrare e uscire dall'ormeggio, allora restate a guardare questo servizio. Questa non è la mia barca, quindi non conosco bene le sue reazioni e temo di fare danni in manovra. Qui ho a disposizione sei occhi molto speciali. Sono sei telecamere Garmin disposte tutte intorno alla barca e connesse al sistema Surround View di Garmin. Sono perfettamente integrate nello scafo, non necessitano di molto spazio e non rovinano l'estetica perché sono praticamente invisibili da lontano. Questo impianto ci offre una visione a 360 gradi dell'imbarcazione, una vista dall'alto, definita bird eyes, molto simile a quella che può riprendere il nostro drone. È un'immagine che toglie qualsiasi angolo cieco. Anche se avessimo un ostacolo molto basso, come un pontile vicino alla superficie o un tender di piccole dimensioni, nascosto evidentemente dalla forma dello scafo, qui possiamo vederlo. Sul display adesso abbiamo la visione dall'alto e due delle sei telecamere, ma queste possono essere cambiate. Così, invece che osservare il mascone di prua, vediamo il fianco. Guardate, siamo vicini alla banchina, volete sapere quanto? Adesso per mettere la metrica faccio così, menu. Ecco, la grafica ci dice la distanza dell'ostacolo. Siamo a meno di un metro perché ognuna di queste linee orizzontali è un metro di distanza dalla nostra barca. E possiamo vederlo ovunque, su qualsiasi lato decidiamo di esaminare. Beh, da questa parte non abbiamo niente, ma questo sistema è in grado di mostrarci anche l'avvicinamento di un ostacolo. Ora, pensate di essere in rada e in questo caso potrebbe essere utile sapere che intorno a noi qualcos'altro si sta muovendo, si sta avvicinando magari. Possiamo decidere noi la distanza che vogliamo monitorare. State a vedere. Inseriamo questo visual bumper e regoliamo anche la misura, per esempio 6 metri. Ecco, viene disegnato intorno alla nostra imbarcazione. Sappiamo che questi sono 6 metri di perimetro oltre la nostra misura. E ovviamente, mano a mano che riduciamo la distanza, si riduce anche il perimetro. Ora siamo a 1,5 metri. Ora, se volete, potete vedere anche altri dati insieme alle telecamere, scegliendo voi la schermata che vi viene più comoda. Per esempio questa, dove abbiamo anche i dati dei motori. Oppure un'altra. Dove abbiamo anche la cartografia. Bene, però adesso andiamo a usare questo sistema. A bordo di questo Azimut 53 abbiamo l'impianto EPS di Volvo Penta con il joystick implementato con la funzione Assisted Docking. Il vantaggio di questa nuova funzione del joystick di Volvo Penta è la capacità di reagire alle perturbazioni esterne annullandole completamente. Quindi se sto facendo una manovra, l'imbarcazione si muove esattamente nella direzione in cui voglio. E se per qualche ragione mi spavento e non so più cosa fare, lascio il comando e la barca si ferma esattamente nel punto in cui si trova, automaticamente. A questo punto posso riflettere, pensare alla mia prossima manovra e poi agire, tutto con calma. Non so voi, ma io ormai sono abituato a parcheggiare l'auto guardando il display che ho nel cruscotto. Non mi volto neanche indietro. E qui si può fare la stessa identica cosa.
Poi, se abbiamo il dubbio di non riuscire a passare in una zona che ci sembra troppo stretta, vediamo la telecamera da quel lato, che cosa ci dice. E magari inseriamo anche la distanza. Diciamo, prendiamoci 2 metri di sicurezza. Beh, no, direi che c'è un sacco di spazio. Possiamo andare. Andiamo verso il nostro posto di ormeggio con il nostro visual bumper e la grafica che ci dice le distanze di sicurezza intorno all'imbarcazione. Ok, adesso siamo arrivati, dobbiamo ruotare l'imbarcazione. Usiamo le telecamere che più ci convengono. Per esempio, qui mettiamo quella di prua e qui mettiamo quella di poppa. Ok, adesso ruotiamo. Ok, siamo quasi in direzione del nostro posto barca. Adesso andiamo a marcia indietro. E l'immagine dall'alto ci dice se ci stiamo inserendo correttamente tra gli altri yacht. Guardate come possiamo controllare con precisione la distanza laterale e anche quella da poppa, volendo. Sì, perché ora siamo vicini alla banchina ed è giusto monitorare quella zona. Adesso però che siamo così vicini, vorrei vederla meglio la banchina. Molto semplice. È chiarissimo, è come essere sulla piattaforma balneare. Siamo a 2 metri, ci avviciniamo ancora un po'. Ok. Ok, ancora un po'. E non mi volto, sto guardando lo schermo. Ok, siamo a 1 metro. Posso andare a poppa a dare le cime. Abbiamo provato surround view di Garmin sull'Azimut 53, un'imbarcazione importante certamente, però immaginate questo sistema quanto possa essere utile su uno scafo di maggiori dimensioni, dove le manovre ovviamente sono ancora più difficili.